per l'Italia un anno per l'Italia davvero molto importante perché è accaduto un, un fatto un fatto tragico e increscioso ma che ha avuto delle ripercussioni politiche e non solo determinanti per il nostro stato. 1978 ce lo ricordiamo tutti: il 9 maggio 1978 è stato ritrovato il corpo morto di Aldo Moro, ucciso con 12 colpi di proiettili intorno al cuore in modo voluto per non determinarne la morte immediata, è morto infatti dopo più di un'ora di agonia. Perché parliamo dell'affare Moro? Perché è uscito un film che si propone di raccontare, di svelare la verità, una verità che le istituzioni già conoscono, almeno per l'80% sanno già che cosa è accaduto, ma ai cittadini italiani non l'hanno raccontato. A raccontarci la verità un film, il titolo è Non è un caso, virgola. Moro, scritto e diretto da Tommaso Minniti, il regista, tratto dai libri d'inchiesta di Paolo Cucchiarelli con le musiche originali di Johannes Wickler. Ve ne faccio prima vedere un piccolissimo trailer e poi ritorniamo qui con... in studio perché con noi ci sarà proprio il regista Tommaso Minniti. quella che stiamo raccontando è tutta un'altra storia. L'ex presidente del Consiglio Aldo Moro fu ucciso perché si opponeva alle politiche pianificate dal Bilderberg per il suo paese. O lei interrompe la politica intrapresa in Italia o pagherà un prezzo personale molto alto. L'Italia e l'Europa di oggi non sono ridotte così come effetto collaterale della morte di Aldo Moro, ma la morte di Moro serviva specificatamente a questo scopo e questo l'obiettivo sul quale le Brigate Rosse si muovono al momento in cui avviene il rapimento. Questa forza dove la vogliamo collocare? Oltreoceano? Beh, l'oceano c'è di destra e c'è di sinistra. Ma sta oltre oceano. Sta oltre oceano. ieri hanno svolto un ruolo secondario di mascheratura dell'operazione. Il ruolo principale è stato svolto da un comando venuto dall'estero e coperto dai servizi segreti. Il presidente della DC sapeva dove era detenuto, ma anche tanti altri sapevano. Vi è un elemento indicibile. La scoperta del prigioniero e l'impossibilità di salvarlo. Giovanni, il figlio di Aldo Moro, mi confermò di aver saputo direttamente da Nicola Lettieri, il sottosegretario che seguiva le indagini, che il padre e i suoi carcerieri erano stati individuati a palo laziale in una villa sul litorale a nord della capitale. Entra in gioco, al di là di ogni considerazione umanitaria che pure non si può ignorare, la ragione di Stato, soprattutto questa ragione di Stato. Nel caso mio significa che io mi trovo sotto un dominio pieno ed incontrollato, sottoposto ad un processo popolare che può essere opportunamente graduato, che sono in questo Stato avendo tutte le conoscenze e sensibilità che derivano dalla lunga esperienza, con il rischio di essere chiamato o indotto a parlare in maniera che potrebbe essere sgradevole e pericolosa in determinate situazioni. C'è il cerchio mh, di chi lo tiene rapito e c'è il cerchio di chi ecco, rappresenta una sorta di cupola strategica. La frase che ricordo distintamente è Muoro vivo non serve più a nessuno. Cossiga piangeva mentre Andreotte pronunciava questa frase. Noi sapevamo, eh, quello che io prima chiamavo la cupola strategica, di essere eh, un paese la cui struttura dei servizi era una struttura eh, sotto sorveglianza, sotto tutela. Maso. Noi ci diamo del uh, tu, abbiamo certo. visto il, il trailer di questo film, davvero molto ben uh, girato, complimenti per... Uh... Per, per come lo hai impostato, per la tensione anche che riesci a creare in, tutta, in, tutta la, la sua, in tutto il suo sviluppo. Allora, io direi di partire proprio dall'inizio, anche perché appunto il caso Moro è molto complicato, ci permetterà di parlare di tantissime, di tantissime cose, ma iniziamo proprio da, dal titolo, che forse è la cosa più immediata. Non è un caso, virgola Moro, perché? Perché per 44 anni. Abbiamo sempre sentito parlare del caso Moro, io stesso, fin da ragazzo e poi da adulto. E mh, guarda caso, la parola caso può essere intesa sia come affare che come casualità. E siccome poi quel che viene fuori dalla storia, dal, dai, dai processi, dal, da quanto hanno raccontato i brigatisti, dal memoriale, tutto sembra portare ad una casualità nell'uccisione del presidente Moro. Eh, nel senso che i brigatisti stessi, per esempio, affermano da sempre che mh, loro potevano uccidere eh, indifferentemente potevano rapire pardon, indifferentemente Moro o Andreotti, scelsero Moro perché a detta loro era il meno protetto. In realtà, noi cerchiamo di dimostrare che questo non è, non è affatto vero. Che Moro non, non solamente fu rapito eh, non a caso il 16 marzo 1978, ma questo rapimento e la morte già decisa era programmata. Moro viene minacciato da Kissinger nel suo viaggio negli Stati Uniti, viene avvertito dagli ambienti della finanza democratici americani che la via che sta tentando di intraprendere per l'Italia per sbloccare l'Italia dal blocco di Yalta è una via molto pericolosa che avrebbe portato alla morte. Addirittura c'è un messaggio che viene portato alla segreteria di Moro il giorno prima e che è anticipatore del rapimento del 16 marzo. Quindi ci sono tutti gli elementi per dire che si tratta di una vicenda programmata conosciuta dai servizi segreti di tutto il mondo, compresi i servizi segreti italiani, e che in qualche modo non, è, non si è potuta evitare. Gli stessi compagni di partito di Moro, eh, anche amici fraterni, lo stesso Cossiga, soffrono del fatto che hanno le mani legate, che non possono fare nulla, perché immediatamente si accorgono che c'è la presenza americana. E soprattutto non potranno dire nulla nei 44 anni che ci separano da quel fatto ad oggi. Eppure ci sono state delle commissioni d'inchiesta in Parlamento che hanno indagato sul, sul caso Moro. Voi avete attinto dal, dai risultati che queste commissioni hanno raggiunto per la realizzazione del film? Ecco, Dunque, come qua... hai ricostruito questa verità, che eh, voi dite finalmente avete tutta la verità sul caso Moro? Sì, dunque, innanzitutto, quando dici voi, io eh, non mi attribuisco mai nulla che non sia mio, quindi tutto il merito del grandissimo lavoro è del giornalista Paolo Cucchiarelli, quindi un giornalista parlamentarista che eh, conosce gli Arcana e che la ha lavorato per vent'anni e oltre lì dentro. Quindi, Paolo Cucchiarelli scrive due libri importantissimi, ai quali mi indirizza Maria Fida Moro, la figlia del presidente Moro. Eh, lei mi dice: Guarda, se non hai letto questi due libri non puoi capire quello che c'è dentro questi 55 giorni della storia d'Italia. Eh, in effetti, Paolo Cucchiarelli scrive questi due libri. Il primo, cercando di collaborare in modo, in modo appunto molto, molto importante con la Commissione Moro 2. Il secondo, avendo capito che questa collaborazione <ride> o non era gradita o in qualche modo si faceva di tutto perché le risultanze che Paolo portava o ricordava la commissione Moro 2 fossero in qualche modo allontanate o messe in discussione. Quindi Paolo scrive un secondo libro che è ancora più chiarificatore. Ehm, da quel che so io, eh, molti elementi, compresi alcuni di cui io ho personalmente contezza, sono diventati segreto un segreto ulteriore che probabilmente l'Italia eh, dalla commissione Moro 2 in poi si porterà avanti per altri 30 anni. Quindi certo queste non sono le premesse più giuste, però la, gli stessi partecipanti alla commissione Moro 2 parlarono alla fin fine di una verità dicibile che era uscita fuori. Noi in questo film cerchiamo di raccontare una verità non so quanto indicibile, ma sicuramente il 100% di quello che abbiamo capito. E io penso che per un giornalista come Cucchiarelli non sia stato facile, ma sia stato un grande dono che lui ha fatto alla contemporaneità. E io ho avuto, se vogliamo, il merito di metterlo in, in film e rendere una storia, che è una storia dagli intrecci incredibili, impensabili, renderla intellegibile e anche tirare fuori l'aspetto umano, io direi anche l'aspetto metafisico, di una morte che pesa ancora, il cui sangue non si asciugherà mai, finché gli italiani non si prenderanno ognuno personalmente il carico di raccontare o di ascoltare la storia del proprio passato. Una morte che sicuramente ha inciso tantissimo su quello che è il futuro, del, sì, sul, sulla storia del, de, dell'Italia e sui suoi sviluppi. Tu l'hai detto anche all'inizio, è stata una pietra di inciampo la morte di Moro perché stava facendo un qualcosa che non andava bene. Tu hai capito esattamente Moro che cosa voleva fare e che dava così fastidio? Dunque, quello che io ho capito e che cerco di raccontare anche, per esempio, quando ci presentiamo alle scuole e quindi quando ci presentiamo ai ragazzi, agli adolescenti, ai diciottenni, ovviamente quello che abbiamo capito dobbiamo riportarlo con un linguaggio molto delicato e attento a non sbagliare ogni singola parola. Io quello che cerco di far capire ai ragazzi di oggi e quindi magari anche oggi ve lo racconto. È che l'Italia vive dal dopoguerra in poi una frattura, io direi quasi insanabile. Eh, la frattura nel, nel suo, diciamo, taglio più visibile è data da una parte un lembo di questa ferita è l'articolo 1 della Costituzione, l'altro lembo è il Trattato di Parigi del 47 o la conferenza degli Alta del 45, nei quali l'Italia viene considerata. Totalmente sconfitta dopo la seconda guerra mondiale, senza alcun attenuante di essere passata da un versante all'altro, e quindi, come De Gasperi dice, i confini italiani dopo il trattato di, pa di Parigi del 47 saranno da considerare aperti, per la prima volta nella storia moderna totalmente violati. Come si traduce questo? Si traduce con il fatto che so non vi è una sostanziale sovranità dell'Italia che possa essere legittimamente rivendicata dai politici italiani dal 1945 in poi. Dall'altra parte abbiamo l'articolo 1 della Costituzione che ci proclama a noi popolo sovrani di questa nazione. Evidentemente questa ferita prima o poi doveva cominciare a, a mettere fuori il suo sangue. Moro probabilmente cerca di spezzare questo gesso dovuto al fatto che in Italia la politica non conosceva dialettica, la democrazia cristiana doveva essere la voce degli Stati Uniti, il Partito Comunista doveva essere la voce dell'opposizione, quindi dell'Unione dell Sovietica. Eh, tentando un dialogo eh, e quindi una, il compimento di una reale dinamica democratica, Moro probabilmente ha segnato la sua condanna a morte. C'è da dire anche, per esempio, che Moro, come unico leader dei paesi occidentali, fa stampare una moneta, che è la moneta, eh, la 500 lire, che noi probabilmente ricordiamo, magari i giovanissimi non sanno neanche di cosa si tratti, la moneta delle 500 lire è una moneta il cui valore di segnoraggio spetta alla Repubblica italiana, quindi è un unicum nella storia delle democrazie occidentali, tentativo che aveva fatto anche Kennedy e guarda caso i due leader finiscono esattamente allo stesso modo, cioè quando vai a toccare la fonte della moneta evidentemente è un qualcosa che non puoi in assoluto fare. Quindi questo ed altro, sostanzialmente il tentativo di rivendicare una piccola viuzza italiana di indipendenza sulla strada del mondo, cosa che tentò anche Mattei. Nell'energia, eh, ecco queste, questi tentativi. Evidentemente, non erano possibili allora. E dobbiamo chiederci se lo sono tutt'oggi. E io, ovviamente, penso di no. Quindi, praticamente, tutto ciò che avrebbe portato a una sorta di indipendenza dell'Italia da quelle che erano le forze di oltreoceano non era ammissibile. Questo ce lo dice nel film Claudio Signorile, perché noi non ci inventiamo ecco, nulla. Scusa, ti fermo un attimo, parlaci sì. anche dei contributi che ci sono in questo film, chi, chi testimonia, chi avete intervistato? Sì, eh, diciamo i testimoni che ho intervistato io dal vivo insieme a Cucchiarelli sono due, che sono Claudio Signorile, l'onorevole Signorile... Il quale ci parla appunto di un tentativo di Moro nella via dell'indipendenza italiana persa e da riconquistare. E poi c'è Monsignor Fabio Fabbri, che era l'assistente di Don Curioni, il quale intermedia tra Paolo VI e le Brigate Rosse. Perché quel che la verità ufficiale non ha mai detto è che mentre Andreotti e il governo del tempo dicevano che con le Brigate Rosse non si tratta, in realtà c'era un pullulare continuo, ininterrotto di trattative e quindi trattava la Chiesa, trattavano inizialmente i socialisti e poi la trattativa si va aprendo anche alla democrazia cristiana e lì Moro viene ucciso, guarda caso. Ma eh, ci sono le ipotesi di trattative, di inizi di trattative anche da parte della Malavita, dell'Andrangheta, della, della Camorra, della Mafia, quindi è chiaro che sono coinvolti vari elementi legittimamente o illegalmente coinvolti, ma comunque elementi che potevano tutti quanti portare ad una soluzione. Noi abbiamo ricostruito dei virgolettati in cui esponenti della Camorra e dell'Andrangheta, per esempio, eh, dicono e anche dei servizi segreti dicono che Moro era tranquillamente liberabile perché sapevano dove fosse. Uno dei luoghi dove è certo che Moro sia stato imprigionato è Via Gradoli. E anche questo, ne abbiamo per esempio una testimonianza importantissima del ministro Tin Anselmi, anche questo fa crollare immediatamente già solo questa informazione, tutta la verità ufficiale che colloca Moro in via Montalcini per tutti i 55 giorni. Quindi questo ed altro fa di questo film, così come dell'opera di Paolo Cucchiarelli, un unicum nella storia contemporanea. Naturalmente non possiamo pretendere che abbia lo stesso spazio dei film più prestigiosi che vanno in prima serata, però possiamo, abbiamo preteso da noi stessi di poter affrontare a testa alta eh, il pubblico. Il pubblico risponde e ci risponde in modo veramente incredibile, dandoci degli attestati di stima e di affetto che altrimenti non avremmo avuto perché siamo dei perfetti sconosciuti. Quindi se il pubblico ci attesta una stima così a volte anche imbarazzante eh, vuol dire che ha capito che il nostro è un progetto non di far cassetta e di fatti abbiamo rifiutato in qualche modo anche delle partecipazioni a distribuzioni più importanti, ma è un modo per segnare finalmente un punto fermo nella storia moderna italiana il quale può dare una chiave di lettura del tempo che drammatico tempo che viviamo oggi. Che stiamo vivendo. Allora io ripeto perché quando, in onda, quando andremo in onda ci sarà ancora la possibilità di prenotarsi perché il film è arrivato finalmente anche in Friuli Venezia Giulia, voi state facendo un po' il giro di tutta Italia e dal 24 di novembre sarete a, a Udine, il 25 a Trieste, Trieste e il 26 a Tolmezzo, giusto? Esattissimo. La allora, voglio essere anche più precisa. A Udine al Cinema Visionario e a Trieste invece al Teatro Santa Maria Maggiore il 26 novembre a Tolmezzo nella sala convegni della comunità di, eh, di Montagna. Ecco così eh, lanciamo anche un suggerimento grazie, a chi grazie. ci sta ascoltando, se vuole vedere il film che è girato veramente benissimo, può, può farlo e eh, prenotate perché so che i posti sono anche già abbastanza esauriti. Quindi se Dopodiché potete... permettimi di dire Marianna che ci sarà come sempre facciamo anche l'evento comprende anche una diciamo un, un dibattito finale che io dico sempre sarà un breve botta e risposta poi andiamo a finire sempre a luna all'una e mezza di notte perché le persone quando prendono contatto con questa con questo racconto assolutamente poggiato su Ehm, riscontri e testimonianze incontrovertibili rimane incredula le persone rimangono incredule quindi hanno bisogno di domandare di fare osservazioni e quindi è un momento in cui, da, da cui io esco sempre esausto però, però capisco che è necessario e che è un piccolo inizio di ribaltamento di qualche paradigma che va ribaltato Ribaltato, e poi c'è voglia di verità in Italia: c'è tanta voglia di verità. Tanti, purtroppo, sono eh, i casi sui quali non riusciamo ad avere contezza, di cui non abbiamo forse il diritto perché, eh, come dimostra questo film, insomma, tanti, no, magari non la verità assoluta, ma tanta chiarezza può essere fatta e tante ombre possono essere tolte. Io, la e verità, la consiglio molto prima che sia troppo tardi. Soprattutto ai ragazzi. I ragazzi io li trovo proprio completamente assorbiti nelle dicotomie televisive che, che vengono presentate. E quindi l'unico invito che cerco di fare con molta delicatezza loro, e loro lo capiscono immediatamente, è quello di uscire dalle dicotomie, perché sono entrambi, sono, sono sia, sia un cotè che l'altro, sono probabilmente sempre fallaci. E, e, e invece. Assumersi una responsabilità rispetto a concetti universali. Questo i ragazzi hanno ancora l'elasticità per farlo e lo facciano prima che sia tardi. Come hai iniziato ad occuparti di questo caso? Come ti è capitato il caso Moro tra le mani e come hai deciso di, di realizzarne un film? Beh, dunque era il 2018 e c'erano i 40 anni dalla morte del presidente Moro e quindi ho ascoltato tante voci ho Letto tantissimo, e, e più leggevo, e più mi rendevo conto che anche giornalisti bravissimi e anche professori analisti che avevano pubblicato varie, vari libri, vari saggi su Moro. In realtà non riuscivano a, ad illuminare l'intero tableau, l'intero quadro. Quindi c'è chi si prendeva carico di illuminare un tassello, chi un altro, chi faceva un tableau. Diciamo in più parti incomprensibile, però intanto avendo letto e ascoltato tanto ho capito che quello era veramente un elemento chiave per capire le tante cose di cui io invece mi stavo interessando nel contemporaneo. Quindi il mio interesse non era tanto per Aldo Moro, <ride> ma era per tutto quello che io cominciavo a leggere che non funzionava nel contemporaneo. Ma leggendo su Moro ho capito che quello è stato... È stato appunto il punto di inciampo era la chiave di volta, e quindi da lì ho cominciato ad approfondire. Ho avuto probabilmente la fortuna di imbattermi telefonicamente in Maria Fida Moro, la quale mi ha dato la strada. E, e quella strada io ho tentato di onorare. Io so che per loro è sempre molto doloroso per la famiglia, per i figli. E quindi ho tentato di farlo sempre con estrema delicatezza. Ho tentato anche nel film di non urtare in nessun modo la suscettibilità di chi, di chi è in vita e che quindi potrebbe essere scosso da questo, però abbiamo dovuto necessariamente. Eh, mettere in fiction in realtà, in ricostruzione quegli elementi della vicenda del delitto Moro che gli italiani sconoscono da, da 44 anni quindi noi siamo abituati a pensare al brigatista che spara nel bagagliaio dell'auto o a via Fani in quella, in quella gragnola di colpi eh, alle, tre alle due macchine del presidente della scorta e non si capisce mai come il presidente possa essere uscito vivo da quell'agguato, ecco, noi abbiamo cercato quindi di, di mettere concretamente in immagini la soluzione. Quello che è capitato. Questo... Allora ti fermo un attimo perché abbiamo finito purtroppo il tempo della prima parte. Quindi ci fermiamo un attimo, beviamo un bicchiere d'acqua, come dico sempre, e ritorniamo proprio da Via Fano per capire che cosa è successo in quel, in quel luogo e in quel momento.